button dweed and bang. Flight of Bobbit did I. We're so blessed to have had this opportunity, thanks to the great maestro Alessandro Cherino, who composed and is conducting the music right now as we speak. I don't think there's anything left to say, right? Yeah, we should just go inside. Let's check it out. Let's go. Let's come go. On, guys. E complimenti alla grandissima straordinaria orchestra e al grandissimo straordinario schizzatissimo maestro Sandro Cherino, che ha fatto un arrangiamento straordinario. Anzi, da questa sera verrà chiamato, invece di Cherino, Nitro Glice Rino. Non voglio sentire mai silenzio. Quindi quando voi arrivate lì, quando tu parti, voi state ancora suonando. Suonando lei ce l'ha fatto fare, per un pezzettino, esatto, suonate per un pezzettino e poi dopo. Poi quando lei parte, allora esatto, non ci devono essere buchi, bravissimo. Ecco, con l'aiuto di Sandro Cherino, il grande musicista. Sandro è stato bravissimo, ha fatto degli arrangiamenti meravigliosi, sia nella canzone di Dalla, sia nelle mie, perché è un grande artista, grandissimo. Un grande artista. Non solo un artista di jazz. Ridevi e forse avevi un fiore. Non ti ho capita, non mi hai capito mai. Ma
Astor Piazzolla, l'Orchestra Verdi torna al Castello di Milano per la rassegna Estate Sforzesca. Giorgio Moro. A due giorni dall'omaggio a Ennio Morricone, la Verdi ieri tornava nel cortile delle armi del castello per un concerto tutto dedicato ad Astor Piazzolla, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Direttore Alessandro Cerino, anche in veste di compositore e di solista ai fiati, voce il soprano Daniela Panetta, in un programma che voleva ripercorrere tutto il repertorio del grande musicista argentino, non solo quello legato al cosiddetto Nuevo Tango. Ma perché vi siete fermati? Era bellissimo! Forza, riprendiamo!